Salve a tutti, cari amici, sono sempre io, il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Purtroppo qualcuno ha bloccato la diretta streaming che stavo facendo su YouTube e addirittura non riesco più a connettermi alla linea, alla rete Wi-Fi. Quindi ho preso il mio telefonino e ho cominciato a preparare questo video. Stavo dicendo che la morte di Nadia Toffa ovviamente è stata una cosa molto clamorosa nel mondo sia del web che nel mondo della televisione. Ovviamente Nadia Toffa è nata nel 1979 e morta nel 2019. Purtroppo la mafia militare o l'ecomafia militare potrebbe aver ucciso fisicamente e anche moralmente Nadia Toffa. Le alte tecnologie e i sistemi avanzati che vengono utilizzati per i target individuals, che vengono attaccate con queste frequenze di radiocontrollo, dicono tutte le stesse identiche cose e hanno avuto tutti gli stessi identici disturbi della nostra conduttrice Nadia Toffa. Io ogni anno nel periodo di fine agosto prepariamo un evento che si chiama Target Individuals Day. 50 piazze di tutto il mondo si uniscono insieme per fare questo stesso identico evento con tantissime associazioni per i diritti umani che manifestano in piazza e nei locali e in sale conferenze questo olocausto neurale che sta avvenendo in tutta la nazione italiana e in tutto il pianeta Terra o in tutto il mondo. Voglio far sentire un video di Nadia che potrebbe aver scaturito questo anomalo malore che lei ha avuto, che è stato poi definito un tumore fulmineo. Ma voglio ricordare che le armi ad energia diretta ad onde convogliate possono creare anche tumori attraverso radiofrequenze ad onde convogliate nei centri nervosi o nel corpo delle vittime designate. Ascoltate bene quello che dice Nadia e capite perché la eco mafia militare potrebbe aver ucciso Nadia Toff. Ascoltate bene. Ragazzi, cioè noi ci dobbiamo mettere in testa questa cosa. Se noi non svoltiamo, non cambiamo mentalità, io non so i nostri figli cosa faranno, perché io ho trattato la Valle del Sacco, la Terra dei Fuochi, ci sono tanti posti d'Italia che sono. Brescia stessa, la Caffaro, ragazzi, io sono cresciuta nel quartiere più inquinato di Brescia, io sono cresciuta lì, dove c'era la casa, io andavo a fare ginnastica lì, nessuno ci ha avvisato, nessuno ha detto niente, avevamo il PCP nel sangue, i napoletani avevano il PCP nel sangue perché gli scarichi li portavano a Napoli, capisci? Allora, in America funziona diverso, inquini, paghi, noi dobbiamo imparare a cambiare mentalità, chi inquina paga. E non basta neanche, perché tu non mi ridai la vita, non mi ridai la salute, ma almeno riesco a studiare gli ospedali, riesco a seguire, aiutare una famiglia che non ce la fa, riesco che magari non c'è più un ricatto occupazionale, la persona che lavora nell'azienda che inquina può cambiare lavoro, perché? Perché lo riesco ad aiutare, gli do una sovvenzione. Io non credo di parlare così. Non so, di inventarmi cose che non esistono. In America è così. Chi inquina paga. Io ci credo a questo, cioè. Io sono cintura nera di differenziata, ma è inutile che ci fate fare cioè, differenziata e poi dopo ci troviamo le polveri. E poi dopo ci troviamo i rifiuti tossici della Cina sotterrati a Milano, perché anche a Milano, non pensate, è bruciata di recente una cartiera, c'erano i rifiuti tossici della Cina dentro. Chi è lì?
poi chi, la manina di chi è? Avete ascoltato bene, cari amici? Di chi è la mano che permette di far entrare tutti questi rifiuti all'interno dello Stato? Qual è la mano che copre le indagini e le operazioni per debellare l'ecomafia militare? E l'ecomafia militare si avvale di organizzazioni del territorio? Di organizzazioni criminali del territorio? Oppure le organizzazioni criminali del territorio, eseguendo ordini dell'ecomafia militare, hanno delle agevolazioni? Non vengono arrestati? O non gli sequestrano i beni? Non gli sequestrano gli introiti di illeciti che vengono fatti nel territorio? Un noto collaboratore di giustizia, Carmine Schiavone, disse che in alcuni posti in Italia ci sono dei barili con il cemento e all'interno di questo cemento ci sono scorie radioattive nucleari, e ha detto che se questi barili si rompono o si distruggono o si aprono, escono fuori i rifiuti tossici e l'Italia diventa come Nagasaki e Hiroshima, peggio di Chernobyl. Moriranno talmente tante persone che sarà un nuovo olocausto in Italia, perché le falde acquifere si inquineranno talmente tanto che andranno a finire nelle acque potabili e nelle acque chiare. Le acque chiare o le acque potabili vanno a finire nei mari e ci sarebbe praticamente una catastrofe ambientale. Ma i militari di mafia militare o ecomafia militare lo sanno bene questo, perché la sanità, quando una persona si ammala di tumore, guadagna una barca di soldi nei trattamenti della chemioterapia, nei trattamenti della radioterapia. Io sono 20 anni che studio le vittime del controllo mentale, i disturbi e le patologie e quello che gli è successo dopo i trattamenti con le radiofrequenze delle armi ad energia diretta ad onde convogliate sparate nel loro corpo 24 ore su 24. Molte vittime hanno avuto tumori al seno, tumori al cervello, tumore ai polmoni, tumore ai testicoli e tantissime altre patologie, ischemie cerebrali, trombosi, neurismi. Non vorrei che l'ecomafia militare, visto che Nadia Toffa stava facendo delle indagini proprio per capire chi dava una mano a far arrivare tutte queste scorie radioattive nucleari nel territorio nazionale italiano, e forse aveva capito che non erano proprio le organizzazioni mafiose, ma che erano le organizzazioni della mafia militare nazionale che coprono questi disastri ambientali, che coprono queste scempi al danno del cittadino italiano. Noi ogni anno facciamo questo evento che si chiama Target Individual Day. Quest'anno lo facciamo il 31, sabato 31 agosto 2019 a Roma. Troverete le locandine del Target Individual Day di Roma 2019 da tutte le parti sul web. Se volete partecipare e venire all'evento anche per dire la vostra su l'inquinamento elettromagnetico, sull'inquinamento ambientale, su tutto ciò che sono i target individuals, su persone elettrosensibili, si parlerà anche del 5G e di tantissime altre cose, di armi ad energie dirette, spionaggio della popolazione, spionaggio tecnologico, radiofrequenze di radar da terra, radiofrequenze delle antenne dei telefonini, dei ripetitori radio, ripetitori di controllo a distanza
distanza di qualunque tipo di apparecchiatura o interazione di qualunque dispositivo radiomobile esistente nel territorio nazionale italiano. Potete venire all'evento sabato 31 agosto 2019 a Roma. Voglio ricordare un'altra cosa. Nadia Toffa adesso sta nel cielo, è diventata un angelo e forse ci farà capire dall'assù quello che noi dobbiamo fare per difendere i futuri bambini che nasceranno nel territorio nazionale italiano. Perché i futuri bambini non devono nascere pilotati attraverso le radiofrequenze nel cervello, non devono nascere che vengono spiati 24 ore, vengono sottoposti ad esperimenti della mafia militare, e non devono avere paura i genitori che se un bambino mangia una cosa oppure un'altra, o beve un bicchiere d'acqua oppure ne beve un altro, o si lava in un ruscello, o si lava in un fiume, o si lava in un lago nel mare, che il bambino dopo qualche giorno potrebbe avere metastasi tumorali o gravi patologie polmonari oppure ustioni sul corpo, allergie e tanto altro. Noi dobbiamo unirci tutti quanti insieme. Io, Emiliano Babilona, sono 20 anni che faccio studi e ricerca, ho fatto 26 denunce portate in tribunale. La prima denuncia parlava delle radiazioni emanate dai telefonini attraverso le radiofrequenze dei telefoni tax e dei telefoni GSM, e vi dico che sono frequenze devastanti. Pensate che i nostri bambini hanno in mano i telefonini, i tablet, i computer che emanano, ricevono e trasmettono radiazioni fortissime. Nadia Toffa ha parlato pure del nanoparticolato delle polveri sottili. Le polveri sottili di metallo penetrano all'interno dei polmoni, i polmoni non le riescono a bloccare perché sono talmente sottili e vanno in circolo nel sangue. Il sangue si riempie di metallo e noi diventiamo delle antenne umane che possiamo essere dei ricevitori di radiofrequenze per il controllo e la manipolazione delle frequenze neurali e frequenze cerebrali, sia attraverso le tecnologie che emettono onde health, sia attraverso le radiofrequenze che vengono sparate nella rete elettrica nazionale. La rete elettrica nazionale viene collegata ai ripetitori dei telefonini, viene collegata ai wifi, viene collegata alle televisioni, viene collegata alle lampadine, e ci irradiano e ci bombardano di radiofrequenze con elettroshock continui all'interno del cervello. Infatti molte persone si sono accorte che quando stanno in determinati posti hanno malesseri devastanti e non riescono più a dormire, o hanno allucinazioni audiovisive, fanno sogni che sembrano realtà virtuale in stato post-ipnotico. Stanno creando la zombificazione del cervello umano collettivo nazionale. Tutte le persone devono capire che gli anomali casi di tumori che stanno avvenendo nel territorio nazionale, che molti di questi tumori ovviamente sono molto rari, ma ultimamente stanno esplodendo all'interno dei reparti oncologici, tumori nel cuore, tumori in alcune parti all'interno del cervello. Noi dobbiamo capire e far capire alla popolazione, e io sono disponibile per il programma Le Iene per fare anche dei reportage a casa delle vittime del controllo mentale e farvi vedere con determinati analizzatori e determinate strumentazioni, mentre le vittime vengono attaccate con queste radiofrequenze o con questi sistemi, come le armi ad energie dirette vengono sparate e sperimentate sui target individuals nazionali. E Nadia Toffa deve essere un esempio di legalità per far sì di far risvegliare le persone e di farle riunire tutte quante insieme per dire basta. Noi vogliamo vivere la nostra vita. Noi non siamo schiavi del sistema di radio controllo di spionaggio neurale. Noi non vogliamo vivere in Auschwitz Italia, noi vogliamo vivere la nostra vita, avere i nostri pensieri e avere i nostri ragionamenti. Non vogliamo più essere pilotati da questo sistema di controllo deviato
nazionale. Amici, io do, voglio dire le ultime parole, poi mi fermo. Faccio le condoglianze ai familiari di Nadia Toffa e voglio dire, Nadia sta nel cielo, nel paradiso, è diventata un angelo, forse un angelo custode, come il mio canale Angeli Custodi MK Ultra Italia. Noi siamo degli angeli custodi che aiutiamo e divulghiamo quello che stanno facendo le persone attraverso il programma MK Ultra, per il controllo ovviamente cerebrale a distanza, che crea anche patologie indotte e gravissime altre situazioni molto incresciose. Ci siamo accorti che in questi ultimi periodi si stanno suicidando parecchi carabinieri, poliziotti, finanzieri, guardie carcerarie, persone dell'esercito, marina aeronautica. Molti dicono no, sono avvenimenti casuali perché hanno dei problemi familiari. Molto strana questa scusa che viene detta in continuazione. A me mi avevano detto che avevo l'esaurimento nervoso, io ho detto ma che cosa state dicendo, a me mi interrogano durante la notte, se sentono lavaggi del cervello continui con persone che mi interrogano, sembrano proprio persone che mi parlano in continuazione e mi minacciano in continuazione attraverso le radiofrequenze uditive con i sistemi a radiofrequenza neurale satellitare. E com'è possibile che io subisco questi attacchi e queste frequenze e io ho patologie cerebrali? Non è possibile. E infatti, dopo tutte queste denunce che ho fatto, ho scoperto che ovviamente sono i servizi segreti militari della mafia militare nazionale, che collaudano a testa armi satellitari, frequenze satellitari per gli armamenti che devono creare patologie indotte e dipendenze indotte su centinaia di migliaia di persone nel territorio nazionale italiano. Voi pensate solamente una cosa: 100.000 persone con i tumori in Italia e ogni mese cambiano, ne muoiono 100.000 e ne iniziano altre 100.000. Ne rimuoiono altre 100.000 e ricominciano altre 100.000. E 100.000 vanno nei reparti oncologici a fare cure, controcure, ricure e ricure ancora. Tutto questo fa guadagnare miliardi a società deviate e industrie farmaceutiche deviate, allo stato della sanità deviato, tutto all'oscuro di ogni cosa. Perché è un programma di destabilizzazione delle frequenze fisiologiche e armoniche del corpo umano per creare manciuriani radiopilotati attraverso il sistema del controllo mentale. Quindi, cari amici, uniamoci tutti quanti insieme, iscrivetevi sul mio canale Angeli Custodi MK Ultra Italia, seguite la mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker e seguite il mio blog Vittime del Controllo Neurale Satellitare Blogspot, che metteremo di continuo delle news, oppure il mio gruppo di Facebook Siamo Tutti Cavie, oppure Elettro Ingegnerie Clandestine, che io ho creato proprio per riunire le vittime, riunire i vari gruppi di persone, ricercatori o testimoni di questo olocausto. Io sono disponibile per la trasmissione Le Iene, per fare delle interviste, porterò, se volete, anche delle testimonianze dirette per parlare di queste argomentazioni, di parlare dei target individuals, delle armi ad energie dirette, delle vittime del controllo mentale, e delle persone che sono state attaccate con queste frequenze e che tipo di patologia hanno avuto. Noi abbiamo persone che sono state attaccate, hanno avuto tumori in varie parti del corpo e possono testimoniare, possono dire la loro su questo argomento. Un saluto a tutti, amici, da ricercatore Emiliano Babilonia.